Le fasi del lavoro. Proviamo a vedere. Sia una foglia, come è fatta, quali sono le caratteristiche. Poi ce ne sono anche altre interdisciplinari che appartengono al modo in cui questa presenza oggettiva può caratterizzare la vita di ciascuno di noi. E laddove non si riscontrino questi elementi e questi prerequisiti, è chiaro che il docente dovrà richiamare, Allora, dovrà formalizzare definizioni precise che consentano a tutti di andare avanti. Gli obiettivi, allora, grazie a poi si utilizza un computer, un file condiviso, informazioni in cui si possono collegare, intricare tutte le conoscenze che si vanno man mano ad acquisire. L'altra tecnica importante, che è quella che associa per ciascuno di noi la conoscenza alla memoria, la conoscenza quindi alle immagini, è quello di associare questa idea forte delle immagini ai dati che vengono trasfusi e trasferiti. Allora, nella fase poi operativa occorre fare, toccare, sperimentare, quindi l'allievo farà esperienza di tutte le informazioni raccolte nella fase iniziale. Il lavoro manuale sviluppa all'interno della classe maggiore interesse, l'allievo riesce a dar forma al sapere e alle nozioni che deve acquisire. Ancora all'esterno c'è un ambiente molto importante, quello, virgolette, laboratoriale, chiuso le virgolette, cioè è quello nel quale, ad esempio in un cortile della scuola o comunque in un contesto esterno, l'allievo può trovare il maggior numero di foglie di diversa forma e tipologia, perché queste le andrà ad osservare con delle lenti di conoscenza, che sono lenti associate al materiale, che alle fonti, ecco, chiamiamole così, il docente dovrebbe aver fornito alla classe. Ogni ragazzo dovrà studiare qualcosa alla luce di quello e degli strumenti che gli consentano di farlo. In questo caso sono Gli strumenti sono rappresentati dal materiale che alla classe ha dato il docente. Ora, nella descrizione attiva, l'insegnante fornisce una tabella. No? Io adesso qui la tabella non potevo costruirla, c'era difficoltà di spazio e di metodologia, ma in questa tabella, immaginate una tavola tipo le tavole di chimica, no? Di Mendeleev, in cui sono indicati gli elementi con tutte le caratteristiche. Qui c'è una tabella delle foglie che può essere utilizzata. Poi questo strumento deve servire, potrà servire, dovrà servire allo studente per poter individuare l'oggetto che ha riscontrato all'esterno. Nasce una sorta di brainstorming nella fase conclusiva al lavoro che si sta svolgendo, in cui ci si dovrà riflettere su quello che abbiamo trovato, sull'appartenenza a determinate categorie di foglie nella fattispecie, e quindi per fare lavori di gruppo, e redige un'adeguata relazione. È una consuetudine nelle scuole tecniche redigere relazioni sui lavori scientifici fatti nei laboratori. Non è una prassi assolutamente qualificante o comunque praticata in modo ordinato negli altri ordinamenti scolastici, ma è importante che questo venga condiviso, cioè voi capite perfettamente che stiamo lavorando sulla capacità di osservazione e quindi di progettazione dei giovani rispetto a fenomeni che hanno scoperto sul campo. Questa è un'altra forma importante di competenza. E quindi la relazione dovrà tener conto di questo: cosa sapevo, cosa ho scoperto e come si conciliano le cose che so con quello che ho scoperto. Qui il ruolo del docente, attenti bene, non è quello del carondimonio che se ne va a cercare chi non produce o chi non lavora, ma è il ruolo del tutor. Il tutore avvia alle riflessioni, il tutore nella
vita relazionale aiuta a capire e aiuta a partecipare. Questo è il ruolo chiaramente del tutor anche in questo contesto. Ah, Elisabetta è arrivata, gli diamo la missione. E questo è oggetto di riflessioni. Le osservazioni vengono sviluppate con gli allievi congiuntamente, allievi e docente, se ne possono fare tante sul tema, no? Sulla natura della diversità delle foglie, della forma, della struttura, e poi sulle particolarità di questi elementi della foglia. Le parti, la lamina, la nervatura, il picciolo, il margine, insomma, ci sono tanti elementi su cui produrre osservazioni. Ma immaginate che tutto questo produce risultati, produce conoscenza, produce lo sviluppo di un argomento molto singolare, molto semplice come quello di aver osservato un elemento della botanica, ma di aver raggiunto attraverso questa osservazione un grado di conoscenza di quell'elemento che è molto particolare. Ecco qua, le conclusioni che devono essere riepilogate dall'insegnante per una condivisione e una verifica di quanto si è appreso. Ma le conclusioni non finiscono attraverso il ruolo dell'insegnante, perché devono essere anche valutati i livelli di apprendimento acquisiti attraverso questo processo. Mi preme ricordarvi sempre la stessa questione. Noi stiamo parlando di unità di apprendimento in cui l'obiettivo è la competenza. E l'obiettivo dell'apprendimento della competenza si raggiunge attraverso la partecipazione dello studente alle attività che sono state svolte. Allora, la valutazione può essere fatta in modo tradizionale, con domande scritte, con una relazione, seppur breve, della classe, di una foglia, poi con un gioco che potrebbe aiutare a riconoscere le foglie, o comunque con la fantasia dell'insegnante che propone tutti quei metodi che sono per la docenza intriganti, no? Mi preme farlo presente ulteriormente. Da preside e dirigente ho osservato con estrema sistematicità come le questioni più delicate negli apprendimenti si realizzino quando non c'è sincronismo fra il docente e il discente. Quando manca questo particolare, quando il docente fa il discente non rende condivisa l'attività che viene svolta, è chiaro che non si riesce a raggiungere quegli obiettivi, in questo caso individuali o formativi, di cui abbiamo parlato all'inizio. Quindi il ruolo del docente non è un ruolo secondario, non è il ruolo del univoco dell'impartitore di informazioni, ma è il ruolo di una specie di leader, di coach, dicono alcuni, di esperti della comunicazione, cioè quello che sa manipolare gli interessi alla partecipazione dell'attività. Questa è l'unità didattica, la prima unità didattica. Dicevo che abbiamo visto quella più semplice, l'unità didattica che ci aiuta però a capire come si può costruire quantomeno un modello embrionale di attività, in questo caso un tema semplice, in questo caso un tempo altrettanto semplice, in questo caso una definizione di ruoli abbastanza poco impegnativa, perché l'aula, l'ambiente esterno, il cortile, l'oggetto, la foglia, le condivisioni sono molto semplici. Adesso ne vediamo un'altra unità didattica e la mettiamo in discussione da subito, che è più complessa, perché è trasversale, perché è lunga, perché coinvolge tante competenze chiave, e quindi impone tanti ruoli da parte dei loro attori. Quindi consentitemi di
cercare di uscire da questa, rappresentazione, che poi riprendiamo, perché qui di seguito, come avete potuto intuire, c'è un altro aspetto importante, che è quello del learning, e di cui andremo a parlare successivamente. Quindi adesso interrompo un attimo questa presentazione e ne condivido un'altra, in modo tale che possiamo parlare di questo complesso mondo delle competenze e delle unità di apprendimento in modo estremamente adeguato. Un attimo di pazienza, sto facendo questo lavoro. Allora, un attimo, che ho avuto un piccolo... usciamo di qua, torniamo di qua, eccoci qua. Allora, noi dobbiamo, qui allarghiamo un attimo, facciamo presente ora, facciamo la presentazione, riapriamo questa unità, accorciamo un po', se no non ce la facciamo. Perfetto, qui facciamo una finestra. La finestra che andiamo a vedere è questa dell'unità didattica 2, do il condivido e se lo vedete tutti io posso allargarlo e darvi le caratteristiche di questa attività. Allargo, in modo che tutti avete compiutezza di quello che facciamo. Sulle due unità didattiche andremo a ragionare alla fine, perché quando le due unità sono concluse noi dobbiamo ragionare su quello che abbiamo prodotto. Qui andiamo a produrre un meccanismo di operazioni didattiche molto più complesso, però è interessante fare questo tipo di valutazione. Mi scuso un attimo, ritorno in un secondo, devo vedere, devo prendere del materiale, vi lascio aperto l'immagine e torno subito, un secondo soltanto, abbiate la compiacenza di attendermi un secondo e faccio rapidamente. Parte da un concetto, e questo, guardate, è un metodo molto utile per le scuole secondarie. È chiaro che un'idea di questo tipo può essere travasata anche in una scuola secondaria di primo grado, però la complessità della proposta in questo caso impone che la scuola secondaria sia di secondo grado. Quindi ci troviamo di fronte a una struttura che integra quella precedente e appartiene a quel tipo di attività. Tenete conto che sia chi avrà da dover descriverla, un'unità didattica per la propria disciplina, cioè i partecipanti al corso che saranno candidati per il concorso ordinario, sia chi invece concorre con condizioni differenti all'immissione ruolo, dovrà avere chiaro questi concetti, quindi le caratteristiche dell'unità didattica, quindi le proprietà dell'unità didattica, quindi gli ambienti di apprendimento, quindi le capacità, gli step che abbiamo visto, definizione, partecipazione, valutazione, osservazione, che devono caratterizzare questo processo. Quindi mi raccomando. Allora, abbiamo definito un tema. Questo tema appartiene a un economo austriaco che l'ha posto in momenti particolari in cui le osservazioni e le necessità di relazione con l'ambiente sono importanti. Ha posto il tema del bene comune, quindi il valore del bene comune, e chi ha fatto questa unità didattica l'ha strutturata in modo tale che il concetto di bene comune possa essere sviluppato in un contesto nel quale i ragazzi avessero determinati prerequisiti. Sono i ragazzi del settore turistico, il bene comune in questo caso è riferito più che altro all'ambiente. Una volta che è definito questo bene comune, appunto, il progetto presuppone una partecipazione
precisa di cittadinanza attiva, e l'obiettivo, qui entra la tecnologia, è la realizzazione di un blog web 2.0 che dà le caratteristiche delle interattività tra chi ascolta e chi pratica questa operazione. Qui abbiamo riassunto, sono state riassunte le competenze mirate della cittadinanza, perché abbiamo detto, guardate che facciamo apprendere e coinvolgiamo in questa unità didattica di apprendimento discipline di aree differenti. Ci sarà da fare dei report, ci sarà da scrivere dei testi, e quindi qual è la disciplina che caratterizza questo apprendimento? La disciplina della madrelingua. Ci sarà da rendere poi universalizzato il lavoro che è stato svolto, e questo impone conoscenze in lingue straniere. Ci sarà da realizzare, mi pare, un blog. Quindi la competenza digitale non può essere disattesa. Ci sarà da sviluppare in progress le conoscenze che acquisiamo di volta in volta. Quindi la tecnica dell'imparare ad imparare, cioè di saper ricercare le fonti, saperle analizzare, saperle organizzare, è una tecnica non banale ma assolutamente necessaria. E poi ci saranno le competenze sociali e civiche che dovranno essere opportunamente valorizzate, perché questo metodo di attività, questo bene comune, per sua definizione rappresenta un sistema di cittadinanza attiva, nella quale cittadinanza attiva, potremmo anche trasporre il tutto all'attuale, a oggi, il bene comune, la salute, la cittadinanza attiva rispetto ai livelli. Vedete quanto è importante saper leggere con un'ottica multifocale. Ecco, a me pare importante il proprio sapere per renderlo condiviso da chi lo deve condividere. Allora, qui avete una catalogazione di abilità che devono essere sviluppate. E come? Allora, abbiamo la produzione dei testi. Come? Con strutture e funzioni testuali. Questa abilità, cioè di produrre testi, diviene competenza quando è il frutto della conoscenza, quando il problema è stato utilmente affrontato, e quindi il testo che si va a elaborare, che presuppone la capacità di saperlo elaborare chiaramente, è ricco di tutti i contenuti che sono stati condivisi. Poi la selezione la capacità di realizzare appunti perché siano rielaborati i vari testi, la capacità di utilizzare un lessico specifico, guardate, questo è molto importante, la capacità di sapere esprimersi con specificità e con competenza adeguata, la individuare la funzione, lo scopo e la struttura dei testi. Quando è capitato di dover affrontare alcuni temi della comunicazione, immaginate la comunicazione giornalistica, le 5 W che vengono utilizzate, what, while, where, come, dove, perché, queste le caratteristiche che danno capacità di struttura a un testo, poi ricavare da fonti diverse informazioni utili per gli scopi, confrontare le informazioni che arrivano da diverse fonti. Anche questo deve essere un lavoro certosino, perché è facile affermare che una fonte dà informazione differente da un'altra. È utile associare a questa rilevazione le motivazioni, ed è utile cercare invece i punti d'incontro.
vedete, dobbiamo fare qualcosa, che è un blog e quindi l'informatica arriva alla grande, dobbiamo saper comunicare e saper utilizzare gli strumenti del web 2.0, sono strumenti interattivi, le piattaforme 1.0 non sono interattive, quando si realizzano strumenti blog web 2.0 creiamo qualcosa che è interattivo tra chi l'ha realizzato e chi lo sta leggendo. Poi dobbiamo sapere individuare casi che danno al valore e quindi all'economia, ecco perché il turismo, ecco perché è il settore non tecnologico quello che viene messo in campo, ma il terziario, dicevo, dobbiamo dar valore perché si parla di bene comune. E quindi dobbiamo saper ragionare sul valore del bene comune, sul bilancio del bene comune. Questa sera alla fine faremo e torneremo al bilancio di un bene comune come è quello relativo alla pubblica amministrazione scolastica e parleremo alla fine anche di bilancio sociale, perché ne abbiamo appena accennato. E questo è importante perché un bene comune si analizza non solo in termini numerici, quanti sono le entrate, quanti sono e come sono le uscite, ma anche in termini di valori, di proprietà, di valori aggiunti che quel bene ha, in questo caso non trascurabili. Poi forniremo domande da porre agli esperti, perché in questo progetto, progetto trasversale, abbiamo anche la presenza di una conferenza. Quindi, la conferenza si svolgerà alla presenza di esperti e qui dobbiamo preparare il lavoro, vista la sua complessità e eterogeneità, dobbiamo prepararlo in modo adeguato e fare da parte dei ragazzi opportune domande agli esperti. Quali sono i prerequisiti? Allora, attenzione, sensibilità è un prerequisito, ma è un prerequisito soggettivo che comunque può trovare nello sviluppo del progetto una sua definizione. Accortezza è un altro prerequisito, voglia di sapere un'altra ancora, ma ce ne sono alcuni che sono oggettivi. Allora, per esempio, per fare questo progetto indirizzato alla creazione di un blog bisogna avere le conoscenze di base del PC, dei browser, della ricerca in internet, della formattazione di oggetti, delle fonti del diritto, degli elementi base dell'educazione alla cittadinanza e della capacità di stendere testi. Quindi abbiamo una competenza informatica da mettere in campo, una competenza giuridica da non trascurare, una competenza di linguistica da non abbandonare, perché dobbiamo capire qualcosa attraverso dei mezzi, realizzare la nostra idea attraverso degli strumenti e renderla comune a tutti, quindi il mondo che ci può osservare. Abbiamo detto che la tempistica, su questa svilupperemo fra un po' un diagramma che è il diagramma di Gantt. Di fatto Gantt è un esperto della qualità e della certificazione della qualità della pubblica amministrazione, ma comunque dei progetti che vengono messi in campo. Quel tipo di rappresentazione vi dà un'idea immediata di come questa qualità si sviluppa, in quali tempi e in quanto tempo essa può essere raggiunta. Quindi il tempo è molto importante. Abbiamo detto che lo facciamo, abbiamo stabilito che viene svolta questa attività complessa nel secondo quadrimestre. Non ci porremmo alla fine del secondo, perché chiaramente lì si devono concentrare un po' tutte le questioni su temi più specifici della conclusione dell'anno scolastico, ma comunque lanciamo questa idea che può aiutare proprio per la sua qualità abbastanza estesa ad avere da parte dei docenti delle materie coinvolte, abbiamo detto italiano, lingue straniere, abbiamo detto informatica ed economia, ad avere comunque per l'attività che viene svolta già dei valori con i quali rappresentare i livelli di conoscenza dei vari studenti. Allora, quali sono le esperienze attivate? Beh,
la consegna agli studenti. Ricordatevi che quando si parla di consegna è un po' il compito che gli assegnate, no? Questo è il sinonimo della consegna. E la discussione iniziale, nella discussione iniziale il ruolo dell'insegnante o del tutor è fondamentale, perché si capisce dove si può arrivare. Se noi in questo caso abbiamo la condivisione dell'attività da svolgere con una classe, con degli studenti i quali hanno difficoltà negli apprendimenti informatici, nella pratica dell'informatica e nella competenza letteraria e linguistica, è chiaro che dobbiamo ritirare l'obiettivo conclusivo del blog, dobbiamo rivedere i contenuti dei testi che andremo a elaborare, dobbiamo comunque ritarare anche il metodo con il quale quello che abbiamo deciso di realizzare può essere realizzato. I casi, è molto importante nell'unità didattica di apprendimento il concetto di caso. È molto importante perché assieme al problem solving, che lo vedremo dopo, rappresentano delle metodologie di apprendimento significative. Sono metodologie in cui il soggetto discente è attivo, contrariamente a quanto può accadere non sia nella classica lezione frontale in cui il docente impartisce e definisce concetti, il discente non dà segno di condivisione e quindi non si realizza quella interattività indispensabile per i livelli di competenza necessari. Poi il confronto in classe dei valori che abbiamo detto, l'utilizzo di Google Drive per elaborare testi. Ma chi ha deciso di utilizzare Google Drive o comunque una piattaforma di queste dimensioni è perché poi immediatamente ha pensato, ma come sanno far bene gli insegnanti, di condividerlo in remoto o in cloud, quello che viene elaborato, in ogni momento, in ogni parte in cui l'attività può essere appunto sviluppata. La progettazione del blog sul tema del bene comune e dell'economia del bene comune, la preparazione della conferenza, è molto importante questo, il fatto che in questa attività si pensi a una conferenza, alla partecipazione alla conferenza e alla formulazione delle domande. È un po' come quel lavoro del coach che dicevamo prima, no? È un po' come preparare la propria squadra in modo adeguato ad affrontare un momento di confronto con l'esterno. Magari può essere visto come un momento non specificatamente didattico, non specificatamente disciplinare, ma un momento assolutamente significativo, perché questo momento crea partecipazione. Questo momento, cioè quello della preparazione per una conferenza, per un confronto all'esterno, crea condivisione. La appunto partecipazione alle conferenze con l'esperto e poi la fase realizzativa, quella che impone la realizzazione di pagine, articoli, testi, scritti, perché queste pagine, articoli, testi e scritti trovino attraverso questo blog la possibilità di essere ovunque condivisi o ovunque compartecipati. Come si fa a svolgere un lavoro di questo tipo? Sicuramente, adesso qui cerchiamo anche di non rendere tutto solo innovativo, rendendo impraticabile la tradizione culturale della formazione. Quando abbiamo detto che bisogna avere determinate conoscenze per sviluppare le competenze, le conoscenze ovviamente si devono acquisire anche nella fase preliminare con delle lezioni frontali, questo è prevedibile. Oggi parliamo dei browser, oggi parliamo di internet, oggi parliamo del modo come ricercare notizie attendibili su internet, oggi parliamo come organizzare i contenuti. Questa è una lezione che l'esperto, che il docente conduce perché chi ascolta possa poi realizzare quello che è stato detto.
La ricerca e la produzione dei contenuti nel web 2.0, l'interazione nei social network, questo è uno strumento di supporto molto importante, WhatsApp, Twitter, cioè i social network che rendono estremamente condivisa l'attività a tutti e soprattutto ai nostri ragazzi, i giovani, che hanno nel social network il compagno di vita. Provate a immaginare le situazioni di qualche tempo fa sociali in cui si osservavano gli altri che stavano o pranzando, o mangiando una pizza insieme o facendo qualcosa cumulativamente. La caratteristica fondamentale era che c'era quella cosa che veniva fatta insieme, ma c'era il telefonino, lo smartphone, nel quale il giovane comunque continuava a mandare messaggi e a ricevere. Cioè il social network è un compagno nella vita di questa generazione che sta creando le condizioni per se stesso e per la comunità di poter parteciparci in modo attivo. La metodologia del lavoro individuale è altrettanto importante di ricerca, a casa e in classe gli strumenti informatici sono straordinari in questo, no? Perché chi è più ricco di un database informatico, al giorno d'oggi io non saprei indicarlo, chi è più potente di uno smartphone in mobilità dell'utilizzatore non saprei dirlo. E poi la tecnica del cooperative learning, si creano i gruppi, si apprende insieme con le fonti che ciascuno ha ricercato, ha individuato, ha avuto, perché ci sono fonti oggettive che ho ricevuto dalle lezioni frontali, ci sono ricerche che ho effettuato, ci sono confronti che abbiamo individuato o con nei social, con particolari procedure e specificità. E questo trova la sua allocazione in questi procedimenti di cooperative learning, lavori di gruppi, in cui ciascuno ha un suo ruolo, in cui ciascuno ha un'attività da svolgere, c'è il coordinatore, molto importante, non c'è gruppo senza coordinatore. Quando un gruppo viene costituito, immaginate sempre che vanno assegnati i compiti. È un compito particolarmente importante che risolve una parte della procedura e rende meno assidua, meno necessariamente assidua la presenza del docente e quella del coordinatore. C'è un ruolo del verbalizzante, abituateli ragazzi con le unità didattiche d'apprendimento a saper verbalizzare, perché verbalizzare vuol dire, la verbalizzazione è una forma sintetica della produzione di un testo, no? Quando scrivo quello che è accaduto oggi è chiaro che non sono obbligato a dire quello che non è avvenuto o a dire quello che penso, ma sono tenuto a dire quello che è accaduto. Questa circostanzializzazione dei contenuti è molto importante perché dà un valore scientifico alto all'attività che viene svolta. E poi lo studio dei casi, questo è un altro aspetto importante perché nella scienza della formazione questo modello operativo è fondamentale. Risolvere un caso per i casi analoghi non è soltanto un metodo giurisdizionale, non è sono soltanto i giudici che decidono le sorti di qualcuno dicendo e annoverando quello che è accaduto in caso analogo, ma in generale è così. Cioè, se è accaduto che oggi lo studente non ha partecipato a scuola o comunque non è venuto a lezione o comunque non ha prodotto risultati necessari, questo può essere studiato perché si possono ripetere tutte le condizioni al contorno, tutti i soggetti del caso che sono intervenuti e si può analizzare assieme le motivazioni per cui l'obiettivo non è stato raggiunto. La metodologia quindi l'abbiamo definita in tutti questi passaggi, i tempi li abbiamo detti, adesso vediamo le risorse umane che devono essere coinvolte. Le risorse umane sono i docenti delle materie coinvolte, materie in lingua,
qui sono state scelte tre lingue che appartengono un po' agli insegnamenti linguistici nazionali, l'inglese, il francese e il tedesco. Poi il docente di diritto, parliamo di bene comune, quando c'è di mezzo un bene c'è sempre l'economia che lo caratterizza e quindi il diritto che ne governa il possesso, il cedimento è quello che è caratteristico. E il docente di italiano, noi dobbiamo produrre dei testi e quindi è importante che per questa attività ci sia il supporto di uno specialista della lingua, poi lo strumento e quindi il blog e quindi l'informatica e quindi le caratteristiche. Queste sono le risorse umane, quelle strumentali sono laboratorio di informatica, documenti e video, internet, il web 2.0 e le LIM. Non esiste, questi sono tutti elementi che caratterizzano un po' i lavoratori delle scuole secondarie di secondo grado dell'ordinamento scolastico, per cui non ci dovrebbero essere problemi. I prodotti verranno valutati strada facendo, perché non è detto che il prodotto si valuti soltanto in conclusione, si possono valutare strada facendo, si possono utilizzare delle griglie di valutazione. Le griglie di valutazione associano i risultati alle competenze chiave, le vedremo una sotto, e le conoscenze e le abilità vengono verificate attraverso item individuali. In questo siamo bravissimi perché fare un item individuale dal quale ricavo io conoscenze e abilità non trovo difficoltà a farlo. Il voto di profitto assegnato in queste discipline che abbiamo detto è facilmente rilevabile. E andiamo a vedere le fasi. Perché? Tutto quello che abbiamo detto deve essere poi circostanziato in fasi operative. Le fasi operative sono molto importanti perché sono le fasi in cui è messo in campo tutto quello che devo mettere per realizzare l'attività. Mi pare che questo progetto ne abbia 13, 14, vado in corso alla fine, 15 addirittura. Adesso le scorro rapidamente, ma le commentiamo perché questo pure è un problem solving, no? Cioè dobbiamo conoscere come si può creare un'unità didattica, allora come lo apprendo? Modo come lo conosco attraverso una valutazione di qualche unità didattica che mi viene sottoposta o che ho ricercato o che ho trovato. Allora, l'attività nella prima fase bisogna esporre il lavoro da svolgere, quello che prima avevo detto, la consegna agli studenti. Bisogna fare in modo che sia condivisa questa parte. La condivisione è uno degli aspetti più importanti della fase progettuale, perché realizzare un progetto, cioè un'idea sviluppata per un fine, c'è qualcuno, vediamo, che mi ha mandato qualcosa, adesso cerco di verificarlo, aspettate un attimo, perché ho anche voglia di interagire. Vediamo se riesco. Avevo detto che se qualcuno voleva intervenire, pormi le questioni col microfono. Adesso perché state a parlare sta roba? Io sto a parlare, voi non. Allora, torno indietro, non era una domanda attinente a quello che stiamo facendo, per cui torniamo al nostro problema e lo facciamo con la massima attenzione. Dicevo, la prima fase è quella quindi del compito, è quella dell'individuazione del compito, è quella della compartecipazione al compito. Vedete quali sono le evidenze valutative? Le evidenze valutative si riscontrano nell'interesse e partecipazione. Questa unità didattica ha delle precise informazioni con sé, i tempi per ogni fase, 2 ore, quindi una mezza mattinata. Poi il secondo elemento che rappresenta un altro prerequisito importante è quello relativo all'economia, cioè io devo vedere in che misura si può affrontare il concetto di economia del bene comune.
Qui abbiamo una discussione serrata da poter sviluppare, sia in internet, sia in economia, in diritto. Scusate, adesso. Non nego, ammetti, una persona desidera partecipare a non arrivare così tardi, disgraziati. Abbiamo parlato per un'ora. Allora, quindi fatto questo, la parte frontale ancora di 2 ore che riguarda l'economia e il diritto, e anche qui con l'obiettivo di rilevare interessi e partecipazioni, passiamo a un'altra parte che è abbastanza importante, che è quella dell'informatica. Intanto noi, alla fine, il prodotto che facciamo è un blog, quindi un prodotto informatico, ricco di tanti contenuti, ma è quella caratteristica. E dobbiamo creare una pagina specifica, un account in WordPress e Google, e dobbiamo fare tutto quello che è associato a questo obiettivo. Dove lo Scusi, facciamo? Come lo... Prego, quindi mi dica. WordPress è molto fondamentale avere, diciamo, un background di informazioni per quanto riguarda l'aspetto didattico e promuoverlo non solo con WordPress, ma anche con... Io addirittura sono pro front page. Parliamo anni 94, 2002, prima del front page e quant'altro. Non so, per quanto riguarda la didattica è importante avere un background di informazioni sul front page rispetto al WordPress che è tutto preimpostato. Allora, io credo che qui stiamo ragionando su un'idea di formulazione di un prodotto, Sì. di un'unità didattica applicativa che ha una metodologia e fa delle scelte. Se anziché il WordPress uno voglia utilizzare un altro metodo informatico divulgativo, io credo che questo appartiene al lavoro preparatorio che il gruppo dei docenti si mette in campo per l'attività che deve svolgere. Finalizzatelo a questo tipo di discussione, non perché io voglia dissentire da quello che sta dicendo, anzi lo condivido in modo assoluto. Però oggi dobbiamo uscire di qui con un'idea di costruzione di un'unità didattica. Se poi dopo in quella unità didattica ci mettiamo quella competenza chiave che è la conoscenza tecnologica, che è la digitalizzazione, su quella ci possiamo mettere tutto, perché nessuno ci può dire che abbiamo fatto una scelta sbagliata rispetto ad un'altra, ma l'importante è che nessuno ci dica che non ce l'abbiamo messa. Ok, grazie. Okay? No, Grazie. ci mancherebbe, dai. Andiamo avanti con l'informatica. È chiaro, no? Abbiamo definito un prodotto che vede nell'informatica il veicolo trainante, non è che si può uscire da questo. Vedete, qui si parla di temi da sviluppare, di ruoli, si parla di Savery Monkey, che è una piattaforma che dà la possibilità di conoscere il gradimento di determinate scelte. Perché abbiamo stabilito e abbiamo constatato come i giovani trovino una grande partecipazione con questi strumenti. Faccio una piccola divagazione, tanto dobbiamo capire bene questo meccanismo. Io credo che anche a voi sia accaduto in questi giorni, facendo lezioni online, di constatare un particolare, quanto siano partecipi i giovani rispetto alle aspettative che magari non erano tali quando è stato detto fate lezioni online, no? Io ho visto scritto da chiunque, anche chi di lezioni magari ne fa poche, ma ci pensa tanto come poterle fare, che mancava il contatto diretto, individuale, sarebbe mancato l'aspetto di conoscenza, il progresso, le cose che dal punto di vista pedagogico sono importanti, utili ma non essenziali, perché
intanto nessuno può dissentire dal fatto che pedagogia, cioè metodo di insegnamento, è funzionale all'apprendimento che deve essere raggiunto. E se c'è la partecipazione, l'apprendimento viene raggiunto. Allora, se il metodo della formazione online, come stiamo facendo questa sera, come state facendo con i vostri studenti, vuol dire e determina partecipazione, quel metodo è corretto, quello forse è quello giusto, perché quella è la caratterizzazione contestuale che deve essere utilizzata con quella tipologia di persone che si sottopongono a quella formazione. Ecco perché parlavamo di metodi e di survey monkey, di piattaforme con le quali raccogliere dati che ci potessero dire quanto è stato condiviso quel processo. Mi pare una cosa abbastanza importante. C'è una fase, quella 5, in cui occorre creare casi economici per il bene comune, occorre ragionare sulle monete complementari, occorre riflettere su tutti questi dettagli che caratterizzano lo studio di un bene comune e in questa fase, che è abbastanza complessa, redigere anche un risultato, quindi redigere anche dei test, in questa fase noi possiamo tranquillamente immaginare di coinvolgere delle discipline. Il diritto all'informatica, e poi potremmo mettere anche, se qui non è indicata, la lingua italiana, perché alla fine, se dobbiamo realizzare comunque un testo, questo è importante. Vedete, 6 ore come attività prevista, 6 ore anche relativa all'informatica, in cui si danno informazioni, proposte personalizzate sulle attività da svolgere, sull'utilizzo delle LIM, sui social network, perché così si deve o si è deciso di operare in aula con la LIM. E poi abbiamo la selezione e la stesura degli articoli per le attività di economia del bene comune. L'abbiamo già accennata sopra, qui è un elemento ancor più presente e torna ad essere evidente l'importanza della lingua italiana. E guardate, qui stiamo parlando di selezione, elaborazione di articoli di economia sul bene comune. Allora, la selezione. Tutto questo presuppone un'attività anche individuale. Non vorrei che alla fine di questa carrellata di notizie sulle unità di apprendimento qualcuno possa immaginare che abbiamo soltanto discusso di come capire insieme, di come conoscere insieme, di come saper fare insieme. Attenzione, tutto quello che facciamo insieme serve individualmente per arrivare lontano e quindi questo ci impone anche un lavoro individuale che deve essere appositamente sviluppato. Qui si parla di redazione di articoli, di relazioni, di attività, di stesura di testi e il lavoro individuale è fondamentale, quindi è importante che sia ben sviluppato. La fase 8 è soltanto informatica. Qui c'è una fase di confronto dei lavori in corso, la fase 9 invece è diritto italiano e lavoro di gruppo. Io non leggo le ore perché dovrei leggere tanto, quindi rischiamo che attorno a questo metodo ci incartiamo, però è molto importante. Qui dobbiamo preparare la conferenza. L'avevo già puntualizzato in premessa, lo ribadisco, prevedere in un'unità didattica interdisciplinare come questa, una presenza esterna è fondamentale nella scuola secondaria superiore perché l'arricchisce, perché completa quello che comunque si crea nello scambio, nell'osmosi delle presenze all'interno fra docente e discenti, lo integra e lo completa con la presenza esterna. Questo era il valore con il quale si era condiviso dal punto di vista normativo l'obbligatorietà dell'alternanza, perché lo studente in quel caso usciva dalla scuola e all'esterno integrava quello che all'interno aveva sviluppato.
La conferenza col professionista, la lezione frontale, questa è una caratteristica. Qualunque conferenza voi andate a individuare, il conferenziere, l'esperto fa una parte che è frontale. Poi c'è il dibattito e ci sono gli appunti. Ecco, questo mi pare che è qualcosa di utile. Ho citato anche Christian Felber, che è l'autore, dovrebbe essere un economista austriaco, di osservazioni sul bene comune. E se funziona questa, che è una nicchia di qualità, sicuramente siamo a un buon punto per la relazione conclusiva. Perché abbiamo preparato tutto, l'abbiamo svolto in modo adeguato, abbiamo cercato tanti dati, fatti tanti testi, confrontati tanti momenti, abbiamo partecipato attivamente al dibattito e quindi tutto quello che si è appreso trova attraverso l'introduzione, attraverso l'utilizzo delle due discipline, l'italiano per la parte scritta e l'informatica per la parte trasfusa poi nel preciso metodo informatico, l'elaborazione di quanto si è appreso nella conferenza. Va avanti questo aspetto nella selezione del documento del bilancio del bene comune, si sviluppa ancora nel laboratorio di informatica con la creazione di immagini che sono coerenti con gli articoli che si vogliono produrre, poi letture, e qui entra la lingua straniera. Dobbiamo rendere quello prodotto condiviso dall'esterno anche da gruppi esterni non tipici della classe che abbiamo realizzato. Benissimo, allora in lingua 2 faremo un metodo di Klill, scusate il richiamo, ma ve lo ricordate la volta precedente quando abbiamo parlato di questo metodo? Introdurremo quindi una procedura con la quale in lingua straniera chiunque accede al nostro lavoro realizzato su internet possa condividerne e capirne il senso. E lo facciamo in lingua 2. Ecco, il glossario lo possiamo aggiungere, anzi è importante che venga fatto. Un glossario aiuta a capire il senso dei termini che abbiamo adottato e lo mettiamo come elemento di contorno di comprensione di quello che abbiamo sviluppato. Ed ecco qua un'altra informazione di carattere, io vorrei finirla questa unità didattica, poi facciamo 10 minuti di break e poi andiamo alla seconda parte più leggera. Però dicevo, finiamola cercando di ricordarci anche di un altro elemento, perché anche questo dato può servire a chi appartiene e partecipa al concorso straordinario, ma anche a chi viene chiamato a realizzare un'unità didattica d'apprendimento e deve completarla. Allora, nel primo caso si può chiedere cos'è un diagramma di Gantt con delle risposte prossime una alla verità e le altre lontanissime. Nel secondo caso si può anche dire create un'unità didattica e indicate i tempi di sviluppo dell'unità. Il diagramma di Gantt è proprio questo, i tempi di sviluppo. Ci ha imposto l'individuazione delle fasi e i tempi di ogni fase. Qui andiamo a indicare i periodi in cui le fasi devono essere svolte. Tutto qui, non è niente di particolare, è un planning, come si dice nel gergo professionale, dell'attività da svolgere, i periodi in cui vengono svolte e così. C'è un elemento importante su cui ci soffermiamo un attimo, anche se cerco di correre verso la soluzione, ma ci siamo quasi, è quella delle griglie di valutazione o rubriche. Vi ricordate la parola rubrica? L'altro giorno, quando abbiamo parlato di competenze, abbiamo assegnato alle competenze il concetto anche della rubrica. In questo caso, per la valutazione c'è una rubrica di valutazione e la rubrica di valutazione ha degli indicatori, dei misuratori, perché si possa stabilire qual è il livello dell'apprendimento, comunque della partecipazione a quell'attività che noi abbiamo individuato. In genere in questo, qui lo sceglie il progettista, lo scelgono i progettisti, scusate, non ce n'è solo uno. Per questa unità didattica ce n'è più di uno, e a seconda della competenza chiara di riferimento stabilisce quali sono i criteri che devono essere utilizzati e perché. La competenza sociale e civica,
collaborare e partecipare, agire in modo autonomo. Ecco, in questo caso ci sono le due sottogriglie in cui i valori sono indicati da 1 a 4 e in cui si indica l'interesse da partecipazione da scarsa oppure elevata, lo svolgimento del ruolo nelle copre di Lilling con gli stessi elementi. Stesso discorso vale, la prima era le competenze sociali per collaborare, a partecipare e agire in modo autonomo, la seconda per le competenze sociali in cui si colloca l'esperienza personale. Attenti, vedete quanto è interessante questo lavoro? Qui si indica anche l'asse, vi ricordate, erano quattro gli assi attorno ai quali ruotavano le competenze. Dovete ricordarle a memoria quelli, ci sono le domande sugli assi. E anche qui trovate la griglia di valutazione. Poi imparare ad imparare, altra competenza importante, le griglie di valutazione. Sono riferite alle fasi, alla fase 5 e alla fase 12. Abbiamo la competenza digitale, appartiene, è una competenza fondamentale, come pure nella madrelingua, e quindi qui ancora gli indicatori. Poi abbiamo le competenze chiave di riferimento relativa sempre al digitale con le caratteristiche, e poi c'è questo report che è importante, no? Quali prodotti, in che modo, e report un po' della storia. Imparate, ecco, a dare compiutezza a quello che avete fatto. Abbiamo parlato di verbalizzazione per i gruppi che si realizzano, ma ci deve essere anche un testo conclusivo per il lavoro che si è fatto. E questo ne è un esempio. Un esempio che racconta un po' quello che è stato stabilito, è quello che si deve fare. Allora, quali sono le utilità del lavoro? Viene indicato in questa scheda sintetica: vivere un'esperienza di progetto, apprendere in modo cooperativo, approfondire, realizzare un oggetto vero, non solo didattico, imparare a comunicare in pubblico. Tutte competenze queste, di queste conoscenze. Tante, ma utili, non finalizzate. I criteri di valutazione del prodotto. Il prodotto è valutato per l'originalità e la capacità comunicativa, la personalizzazione, la caratteristica del testo, la sua correttezza, l'apprendimento del lessico in lingua 2. I processi, questo è importante. Per un insegnante il criterio di valutazione dei processi è fondamentale perché è un criterio con cui si valuta la partecipazione, i ruoli che sono stati svolti, l'uso delle fonti, l'acquisizione delle informazioni e la ricerca delle informazioni. Quindi se l'obiettivo di un progetto di questa natura è il prodotto, quanto vale quel prodotto, che ci fa con quel prodotto, per l'insegnante, per chi si occupa di progettazione, soprattutto vuole poi rendere questa progettazione oggetto di valutazione delle varie fasi che sono sviluppate, beh, il criterio di valutazione dei processi assume una sua definizione molto precisa. Poi il peso dell'unità didattica nei vari insegnamenti. Allora, adesso veramente mi fermo qualche momento, ma quello che voglio dirvi, quello che vi voglio dare alla fine di questa ora abbondante di presentazione, è quello che vi ho dato due strumenti, due fonti, perché voi abbiate acquisito la competenza per saper affrontare una proposta concorsuale nella quale sarete selezionati, e per la quale l'obiettivo da raggiungere è quello di superare questa proposta di selezione, e nella quale il mezzo sarà il computer based. Se vengono fatte domande a risposta chiusa, sarà le prove preselettive se saranno presenti, saranno i test, le prove scritte, la prima e la seconda o la prima soltanto, sarà la valutazione alla fine dell'anno di prova, o sarà la comunicazione conclusiva di un'idea progettuale analoga nella propria disciplina. Quindi qui ci potete mettere il compito che potreste già assumere per quella lezione promessa dopo il corso
questo tempo di interregno un po' fastidioso delle sospensioni di tutte le attività, quindi che ho assunto quale impegno, può essere quella che mi piacerebbe tanto nel frattempo averle idee di unità didattiche di apprendimento, perché io le possa valutare e essere interattivo per darvi dei suggerimenti. Ma poi per poterle condividere nel lavoro di gruppo nella fase conclusiva. Vi scrivo la mia posta elettronica in modo che chi in questo tempo, da qui dopo la conclusione del corso, vuole mandarmi qualcosa lo possa fare. Questa è la mia posta elettronica. Quindi se quello che producete, questa è la G minuscola, ma qui prima di fargli fa il minuscolo, ci vuole parecchio, quello che producete me lo mandate qui, io vi garantisco, farò una cartella particolare in cui cercherò di sottolineare gli aspetti più interessanti da osservatore esterno del lavoro che avete condotto. Tema può essere, torno a dire, per chi fa il concorso ordinario, si sviluppa in unità di apprendimento nella quale la propria disciplina è coinvolta, per chi fa quello straordinario, delle riflessioni con cui capitalizzare le caratteristiche dell'unità di apprendimento, la tipologia, l'interdisciplinarità, i tempi, la valutazione, le osservazioni, tutto questo da mettere in campo, d'accordo? Adesso io veramente mi fermo da prendere un bicchiere d'acqua, ci sto a casa, quindi trovo anche lo strumento per poterlo fare brevemente. Chiudo questa presentazione e poi ci prepariamo relativa all'e-learning, cercando di entrare un po' nel merito delle definizioni, cercando di condividere queste definizioni in modo particolare. Non so se le immagini pervengono in modo ordinato. Capisco che abbiamo anche questa prova da casa realizzata con un'attrezzatura sicuramente non delle dimensioni e della qualità di quella dell'ufficio. C'è un Mac Pro di 13 pollici in cui però volendo far tutto si riesce anche in parte a non farlo tutto, per cui. Però dai, adesso cerchiamo di entrare nella definizione più ordinata. Quando si affronta un tema è opportuno che se ne dia il significato. E-learning è una parola complessa, composta da due termini, la E e learning. Learning vuol dire apprendimento, la E elettronico. Quindi sono le procedure attraverso le quali si impartisce un insegnamento con la rete. Quindi si esce fuori da quella che è la didattica tradizionale e si realizza un metodo non più concertato e concentrato, in cui insegnamento e apprendimento sono contestuali, ma è un metodo in cui l'insegnamento e l'apprendimento avvengono da due parti differenti. Questo è importante da capirlo perché crea una condizione particolare che ha i vantaggi e i svantaggi. Secondo me, il vantaggio fondamentale è quello che, siccome il soggetto dell'apprendimento, il soggetto, quello che si chiama nel gergo usuale, è lo studente, e nelle forme learning lo studente partecipa di più. Lo svantaggio è quello che possono esserci dei condizionamenti ambientali e delle circostanze non favorevoli per poter realizzare in modo consono l'attività da svolgere, però lo stiamo facendo di tutto. Nella didattica tradizionale è prevalente la pianificazione. Nell'e-learning invece la progettazione è a livello macro. Di fatto quindi tutto è legato a ciò che di volta in volta si è capace di muovere nel gruppo e si torna a una logica artigianale dell'apprendere, costruendo insieme dell'apprendere in situazioni. Questa è bella come definizione, no? Quindi l'e-learning è qualcosa di artigiano. Mi ci ritrovo, è quello che ho fatto anch'io.
sapevo che voi eravate lontani, quindi ho messo insieme come artigiano della formazione degli strumenti perché voi poteste condividerle. I modelli di e-learning sono differenti, finalizzati a favorire l'acquisizione di conoscenze e di competenze. Questo favorire l'acquisizione di conoscenze e competenze deve essere effettuato attraverso un'erogazione elettronica di contenuti che deve essere fruita in modo autonomo. In e-learning ognuno potrebbe avere la necessità di valutare il contenuto che viene impartito nel momento in cui decide di conoscerlo. Ora c'è un aspetto importante che lo caratterizza, che è quello metodologico, che in questo caso, utilizzando questa metodologia, impone la capacità di saper sfruttare le specificità della rete. Questo non se ne abbia mai nessuno. Ma capita di leggere delle informazioni in cui si capisce che da una parte o dall'altra c'è questa non completa capacità di sfruttare le potenzialità delle reti, però piano piano anche questo viene superato. Il corsista deve essere stimolato a giocare un ruolo attivo, attenzione, questo è molto importante, i materiali devono essere interattivi, devono avere una struttura opportunamente presentata e deve essere contestuale all'esperienza che si vuole presentare. Parliamo ad esempio di preparazione per un concorso, non dobbiamo mai abbandonare l'idea che dobbiamo sempre ricordare il fine di quello che stiamo trattando per il concorso, e questa è la caratteristica dell'e-learning. Per quanto riguarda in generale gli approcci, gli approcci sono sempre finalizzati agli obiettivi che si devono raggiungere. Ci sono di solito due tipi di approcci, ma questo non è solo per l'e-learning, in generale per tutti i processi di informatizzazione e di informazione, un approccio erogativo ed uno collaborativo. Capite già la differenza, no? Erogativo sono io che erogo. Erogativo c'è una serie di informazioni che vengono messe in campo. Poi c'è quello, il secondo approccio collaborativo, è quello in cui partecipiamo, è quello interattivo. E in quel caso l'e-learning presuppone l'interattività contestualizzata, perché diventa difficile un approccio collaborativo quando la lezione o la video lezione viene condivisa in un momento diverso dal momento in cui viene impartita. L'apprendimento può essere autonomo e qui in questo caso nell'approccio erogativo vuol dire che il soggetto a cui è destinato l'approccio acquisisce il materiale in rete nell'approccio erogativo senza interagire. L'abbiamo detto più volte, questa è la caratterizzazione di questo approccio. Nell'apprendimento invece può essere attivo o interattivo. Questo approccio è molto importante di wraparound, no? Wraparound, se ricordo bene, è una parola composta che dà l'idea di qualcosa che si arrotola, quindi c'è una condivisione interattiva. L'approccio che viene praticato e viene praticato in questo modo perché c'è un'interattività contestuale del discente rispetto al docente. L'approccio collaborativo è dello stesso tipo di quello che abbiamo detto, no? Perché si usa anche in questo approccio il wraparound, l'interattività tra chi impartisce e chi comprende, tra il docente e il discente. Vabbè, si ripetono queste osservazioni.
perché magari quando poi rileggete il file voi possiate cogliere alcuni aspetti, il concetto del gruppo dell'apprendimento, che non può essere un gruppo eterno, infinito. Nell'approccio collaborativo deve essere un gruppo limitato, perché altrimenti si rischia che qualcuno non partecipi mai, chi non ha la capacità di interagire non partecipa all'attività e quindi finisce il concetto di approccio collaborativo. Nell'approccio erogativo possono essere ricondotte tutte quelle attività che noi conosciamo bene, le attività delle lezioni frontali, le attività in cui si parla perché gli altri ascoltino. Questa è una caratteristica che vi aiuta ad essere abbastanza precisi e qui si sviluppano dei contenuti elettronici, degli e-content, come si dicono, i contenuti trattati devono essere veicolati in modo elettronico e quindi un testo PDF, una video lezione e criteri devono, si scelgono utilizzando i contenuti reperibili in rete con articoli, video e quello che è necessario fare. Ancora di seguito si danno delle indicazioni su questo approccio importante sui ruoli, il ruolo del docente e del tutor. Questo è un ruolo importante, ancor più nell'approccio erogativo, perché siccome manca l'interattività è stimolata dal docente, il quale deve avere una capacità di coinvolgimento non marginale e attraverso questa capacità sviluppata deve essere attraverso un opportuno software perché altrimenti l'approccio finisce così a non essere finalizzato a quello per cui è il docente che deve utilizzare le nuove tecnologie, deve conoscere il software. Perché lo deve conoscere? Perché deve sapere gestire le informazioni con quel software. E quindi la scelta di questo mezzo dà risultato, e il risultato è quello che cerchiamo, è il lavoro da svolgere. Qui ci sono degli ambienti che vengono indicati per l'approccio erogativo, che vi lascio in valutazione. L'approccio attivo invece sono tutte le azioni didattiche in cui è prevista una forma di interazione tra studenti e docenti e tutor. In questo caso si possono utilizzare tante forme, l'uso di forum, di social, di media, anche di FAQ, no? Da un'idea compiuta dell'attività, di un approccio di questa sorta. La formula migliore è il webinar. Perché qui ci sentiamo vicini, anche ci ricongiungiamo rispetto alla distanza che un po' ci distoglie. Noi stiamo utilizzando un metodo di videoconferenza che è quello di Meet di Google, con Engast ha introdotto il Meet e che è abbastanza, secondo me, funzionale e dà dei buoni risultati. Perché c'è tutta la parte dell'interattività che viene presa in esame. Si ancora sviluppa questi elementi del approccio attivo, la fase della conduzione, la fase della sintesi, la fase del riscontro e questa la facciamo perché noi c'è il momento conclusivo in cui riflettiamo su quello che ci siamo detti. E il docente ha questo ruolo, deve essere il propulsore delle conoscenze, deve essere il soggetto attore della rielaborazione delle conoscenze, ma deve essere anche lo stimolatore delle riflessioni. Gli ambienti devono avere le caratteristiche di questa webcam, communication che abbiamo detto. E ci deve essere una interazione, questo è un altro dettaglio che rende spesso questi approcci un po' lontani dalla scelta dei docenti, invece bisogna condividerlo perché l'interazione con il discente deve essere alla pari. Se io parlo e penso che posso parlare solo io,
qualche volta mi capita, scusate, ma capita perché si viene presi dalla presentazione. E se io ho la presunzione di essere da solo, ho anche l'incertezza di aver detto quello che serve per la circostanza. In un approccio attivo, l'ascoltatore è uno specchio di quello che si dice. È un riscontro contestuale del valore in cui viene detto e in cui viene affrontato. Le tecnologie possono essere diverse, qui adesso le ritrovate tutte, io corro velocemente. Ricordiamoci sempre alcune cose, questo WebQuest, che è un'attività di ricerca strutturata, preorganizzata, nel corso della quale gli studenti in modo individuale raccolgono informazioni, il problem solving, e questa anche io l'ho fatto osservare, la marco anche oggi, perché è una definizione, vi può servire, capitalizzatela, leggiamola, commentiamo. Beh, viene definito problem solving una strategia utilizzata per attivare le conoscenze acquisite al fine di risolvere problem solving, quindi una situazione problematica, quindi l'utilizzo allora di conoscenze e la strategia d'utilizzo delle conoscenze perché una situazione anche problematica possa individuarsene una soluzione non univoca. E la richiesta finale dell'attività deve essere molto chiara, bisogna indicare l'obiettivo che si vuole raggiungere e il tipo di prodotto atteso. Quindi stiamo parlando di strategie, vedete, il problem solving entra a pieno titolo nell'ambito del contesto delle competenze, perché non si parla di risultati, ma di metodi, di processi. E qui ci viene insegnato, o comunque ci viene imposto, un metodo con cui utilizziamo le conoscenze acquisite. Wiggins, se ve lo ricordate, no? Competenza non è ciò che si sa, ma quello che si sa fare con quello che si sa. E questo si ripete in questo concetto, questo metodo è proprio tipico della competenza. L'altro metodo è lo studio del caso. Lo studio del caso è molto importante perché appartiene alla procedura del cooperative learning, cioè dell'apprendimento cooperativo, in cui si conosce e si stabilisce quello che Fox, si va. mi scusi, alzo la mano, alzo l'audio. Mi Sì, dica, potrebbe ripetere quello che ha detto Wiggins? Wiggins, la sua teoria didattica. No, ma se lo ricorda, l'abbiamo fatto la volta precedente, quando abbiamo trattato delle competenze chiave. Nella sua teoria didattica sulle competenze, definisce la competenza non quello che si sa, ma quello che si sa fare con quello che si fa. Concetto straordinario, no? Cioè, io non enuncio tutti gli argomenti che conosco, potrebbero essere pochi o tanti, ma dimostro quello che so fare con quegli argomenti che conosco, e possono essere tante cose, poche Con il cose, poco e il ma qui tutto. subentrano. Bravo, bravissimo. Grazie. Così, di nuovo, Ma grazie. no, no, fate così perché io vi vedo poco, capito? Quindi vedo due pezzi di cose messe insieme e ho sempre la preoccupazione che voi No, abbiate delle la difficoltà. connessione è lenta, comunque così va benissimo. Va Grazie a tutti bene? quanti. Prego, prego. Oh, le tecnologie che possono essere richieste agli studenti sono molto legate alla disciplina affrontata, perché ci sono alcune tecnologie sottipiche di alcuni insegnamenti. Ce ne sono alcune che sono tipiche di tutti gli insegnamenti. Per esempio, immaginate quella delle mappe concettuali, ci avrete lavorato, sicuramente avrete avuto modo di utilizzare una mappa concettuale, questo sgretolamento delle conoscenze, no? Sparse e collegate, connesse tra nodi, rami e risultati, e quindi questa che diviene una mappa, un mosaico di tanti particolari messi insieme che hanno un titolo però, e lo ritrovate il tutto in quel titolo che avete assegnato. L'approccio attivo ne abbiamo parlato più di una volta, quello partecipativo. Il wiki hanno due forme diverse di scrittura o di utilizzo.
Il primo è il modo documento, l'altro è il triad mode. Il modo documento, tutti coloro che scrivono creano documenti e lasciano le modifiche che apportano, questo lo conoscete benissimo. Il secondo, nel triad mode, coloro che contribuiscono portano avanti una discussione compatta di messaggi firmati sul wiki stesso, nel quale ogni messaggio che si aggiunge lascia il precedente invariato al risultato fatto in un determinato modo. Quindi anche questo è un altro modo di sviluppare un e-learning, un apprendimento a distanza, ed è un strumento il wiki prevalentemente testuale. In questo caso la tendenza in rete è quella di privilegiare il contenuto sulla forma e gli elementi sono caratteristici, sono quelli della raccolta della biografia, poi degli strumenti per l'apprendimento a distanza, dello spazio virtuale e quant'altro. Devo correre perché voglio fare un altro argomento, capito? Nella didattica come si può utilizzare un wiki? Ma è una riproposizione delle in modalità di gruppo di molte delle strategie che abbiamo descritto per gli apprendimenti. In questo caso il docente deve utilizzare lavori appunto di gruppo, avendo cura di definire uno script da consegnare agli studenti. In questo script c'è l'obiettivo da svolgere, da raggiungere, il prodotto da realizzare, le risorse online da usare. Quindi questa è una forma attraverso la quale si può utilizzare un wiki nella didattica. Le tecnologie sono quelle dell'ambiente di comunicazione, degli ambienti per la condivisione, e tutto quello quindi che arricchisce l'interazione tra chi parla e chi deve ascoltare. L'approccio collaborativo e interattivo importante in questo caso la tecnologia da impiegare sono ambienti di comunicazione di gruppo, sincroni o asincroni, si può lavorare con chat o ambienti di condivisione per la produzione collaborativa di studenti, i wiki e strumenti di Google Drive che conoscete sicuramente molto bene. Va bene, andiamo avanti. Cerco di arrivare alla conclusione. Ecco. Questa l'abbiamo già fatta e io direi che qui abbiamo dato un'idea quindi dell'e-learning abbastanza completa, perché l'abbiamo definito un metodo che può ripercorrere tutta la procedura didattica che conosciamo attraverso due tipi di approcci, quello individuale e quello collaborativo, attraverso formule differenti, attraverso metodi che comunque rendono la conoscenza molto utile perché la si sviluppa attraverso metodi che sono prossimi nella fattispecie, nell'attività del docenza, al modo di apprendere dello studente. Abbiamo dato gli strumenti, abbiamo indicato alcune forme in cui questa didattica collaborativa si può sviluppare, abbiamo detto dei mezzi, le chat, i blog che si possono aprire. Abbiamo dato cioè un'idea che è utile per sapere costruire qualcosa che quotidianamente non viene fatto, se non nei bisogni più particolari, che però potrebbe essere fatto in condizioni anche tra di tranquillità, perché integra, può integrare, può aiutare a riconoscere alcune abilità che nella vita didattica di classe fuggono. In una classe di oltre 25 studenti può capitare che si perde la dimensione di qualcuno degli studenti che per timidezza, per incapacità relazionale diffusa, per qualche forma di disabilità, anche certificata, non riesce a partecipare in modo attivo. Nella didattica interattiva che si realizza con l'e-learning vedrete che tutto questo può perdere di significato. Io ho avuto riscontro anche da alcuni insegnanti di grossi processi di apprendimento con questa forma didattica di studenti che partecipano alla vita di classe nell'ordinario. E questo vuol dire molto, vuol dire che
Per caso, attraverso la tecnica del problem solving, si è individuata una strategia di conoscenza che è abbastanza importante. Quindi, per tanto tempo si sono discussi i metodi dei corsi di recupero, no? Ma che faccio corsi di recupero se non studiano al mattino, se non partecipano? Ecco, proviamo a pensare, a riflettere da insegnanti e da persone di scuola come individuare attraverso queste formule interattive delle learning un apprendimento a distanza dello studente rendendolo attivo, partecipe, consapevole, propositivo. Io credo che si possa arrivare più lontano. E adesso... Adesso possiamo tenere la pazienza, aspettate un attimo, vediamo. Poi racconto, prima di iniziare, in modo che è questa, possiamo ragionarci. Allora, vedete, abbiamo finora detto quanto bisogna fare per raggiungere un risultato. E il risultato è quello che lo studente sappia. Il risultato è quello che lo studente sappia fare. Il risultato è quello che lo studente sappia condividere, sappia essere, si diceva. Quando voi forse dovevate svolgerla l'esame di Stato e gli insegnanti preparavano il materiale perché voi lo svolgeste in modo assolutamente coerente, si parlava delle tre C, no? Conoscenza, competenza e capacità. Poi nel tempo questo modo di essere si è abbastanza affinato. Di tutto questo è rimasto l'elemento cardine, che è quello della competenza. Competenza che vuol dire la sommatoria della conoscenza e della capacità, perché è la somma di quello che so e di quello che so fare. Tutto questo è competenza. Perché poi su tutto questo dovremmo rendicontare. Ora noi siamo abituati a ragionare in termini di rendicontazioni finanziarie. Vi ricordate, abbiamo parlato in quella unità didattica del bene comune proprio della rendicontazione economica, no? Di un processo, le entrate, le uscite, eccetera. Nella vita della scuola non può essere la rendicontazione solo quella di quanto la scuola abbia imposto risorse alla comunità o di quanto la scuola abbia impartito in quel determinato momento i suoi insegnamenti, anche perché nella scuola le persone passano, al di là di quello che accadrà con voi probabilmente, in cui dopo 5 anni potrete passare una volta messi in ruolo, ma al di là di questo aspetto, quello che è importante, sto cercando anche delle teorie, le informazioni, dicevo, quello che è importante è quello che la comunità aspetta da quella scuola, quindi anche da me, in termini di studenti che completano l'obbligo di istruzione, il diritto alla formazione, l'obbligo complessivo e il raggiungimento della determinata maturità, il compimento degli studi anche post diploma che devono essere fatti. Tutto questo appartiene a una tabella che prende origine dalla rendicontazione sociale, cioè io devo rendicontare con quanti mi hanno sostenuto, mi sostengono, mi finanziano, mi apprezzano o mi osservano soltanto perché sono parte diretta del processo, io devo rendicontare quello che ho fatto. E come si fa la rendicontazione sociale? Attraverso la pubblicazione dei risultati, valutazione con indicatori e dati comparabili, la dimensione della trasparenza, la dimensione della condivisione, la comunità di appartenenza. Stiamo guardando, qui ho corso un attimo per cercare ancora una volta di dirvi tanto,
Poi vi dico anche l'aneddoto perché cerco sempre di dirvi tanto, per alleggerirvi sempre. Stiamo cercando di leggere questi dettagli da una piattaforma, che è la piattaforma in cui il dirigente fa il processo o il docente di autovalutazione, in cui la scuola si presenta, perché poi tutto questo va a finire nella scuola in chiaro. Avete visto, c'è la piattaforma Scuola in Chiaro, in cui digitando la nostra scuola possiamo sapere di quella scuola, l'attività didattica che viene svolta, i docenti quanti ce ne stanno, quanti sono del ruolo, quanti non lo sono, i risultati degli apprendimenti, quanti sono promossi, quanti no. E questa è una formula molto precisa di rendicontazione sociale. E questi dati vengono inseriti in questa piattaforma perché poi gli utenti li possono osservare. C'è questa formula quasi a chiocciola di tutte le questioni che sono connesse alla rendicontazione. E la rendicontazione viene fatta perché c'è un rapporto sociale e con il rapporto sociale la rendicontazione diviene sociale. Alla rendicontazione sociale associo un bilancio sociale, perché poi l'impatto abbia un valore sociale. Mi pare un dettaglio non marginale. Vediamo le finalità di questi processi. Guardate, nella rendicontazione noi dobbiamo prendere in esame i risultati attesi, scolastici, i risultati delle prove standardizzate, i risultati delle competenze chiave, i risultati a distanza. Non è che sono dati qualsiasi, non è quanto speso, quanti laboratori ho, ma è tutto quello che ruota attorno al risultato che la scuola ha raggiunto. Perché alla luce di questi risultati determinano anche prospettive di sviluppo. Non è un caso che nei vari territori in cui determinati indirizzi di studio hanno un certo valore, la scuola diventa parte fondamentale dello sviluppo di quel territorio. Questo è sempre accaduto, adesso è formalizzato col bilancio sociale, ma è sempre accaduto meravigliosamente, legando la scuola al mondo che la circonda. Come si fa una diffusione con la comunità di appartenenza della rendicontazione sociale? Beh, si fa in un modo molto preciso. All'interno si completa quello che va fatto con una presentazione di un rapporto opportuno con gli organi collegiali. Questi acronimi, ricordate, OCC, organi collegiali. Poi si presentano ai genitori o agli studenti per il secondo ciclo, poi si fa una presentazione pubblica per gli stakeholder, poi si mette a disposizione questo rapporto. E questo è un modello operativo della diffusione di una rendicontazione sociale. Vado avanti. Il rapporto sociale, il valore che ha un rapporto sociale, i riscontri, i documenti ammessi, i risultati dei processi che sono sviluppati, e tutto questo viene inserito nella piattaforma perché diventa un elemento caratteristico. A rendiconto sociale è associato il bilancio sociale, cioè il bilancio che viene definito come l'esito di un processo, guardate, cerchiamo di metterlo con il quale l'amministrazione rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati, dell'impiego in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere un proprio giudizio e formulare un proprio giudizio su come l'amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale, il suo mandato. Quindi è un processo di compartecipazione, no? Perché abbiamo un osservatore che è la comunità, abbiamo un gestore che è la scuola. L'interazione fra la scuola gestore e l'osservatore che è la comunità dà il senso a questo bilancio, il cui valore essenziale è sociale, cioè il valore essenziale è i risultati che si sono raggiunti, le attività che si sono svolte e il render conto delle scelte che si sono prodotte. Insomma, a me questo modo di ragionare pare che sia veramente una scommessa interessante verso
il futuro. Nella scuola, dicevo, il bilancio sociale è uno strumento di responsabilità attraverso cui si rende conto delle scelte dell'attività, delle risorse utilizzate, dei risultati raggiunti per la costruzione del bene comune che sono gli esiti formativi ed educativi degli studenti. Immaginate quanto si possa dire attorno a questi esiti formativi ed educativi degli studenti, in termini di cittadinanza attiva, ad esempio, no? E si apre tutta una valutazione più complessa, e la valutazione che appartiene a, al mondo che circonda la scuola, che dalla scuola pretende legittimamente, e può farlo quando dà legittimamente quello che, di cui la scuola ha bisogno. Mi si permetta una divagazione, la scuola ha bisogno di compartecipazione. È veramente triste vedere la scuola contrapposta agli stakeholder, alle famiglie, quando la scuola non soddisfa i bisogni apparenti delle famiglie. È un bisogno apparente quello di ottenere un risultato positivo scolastico senza studio, e in questo caso non c'è concertazione quando la famiglia impone e stabilisce che la responsabilità è della scuola. L'impatto sociale è un contributo che un'organizzazione fornisce attraverso le attività al cambiamento in un contesto delle condizioni di una persona, della comunità e dell'ambiente. Dietro questo concetto di impatto sociale, il cui livello di analisi può essere macro, meso o micro, c'è tutta una filosofia del valore della scuola nella comunità in generale e del ruolo da assegnare alla scuola, peraltro, in questa comunità. Dicevo che questi termini li troviamo in questa piattaforma, che vanno compilati da parte dei referenti docenti che normalmente collaborano con il dirigente stesso ne fa uso, e questi risultati, che sono risultati scolastici, rappresentano un'altra forma di carta d'identità della scuola. C'è quella preventiva, che è il piano triennale dell'offerta formativa. La scuola ha fatto una brochure di se stessa propositiva. Ha detto: guardate che io vorrei far questo, penso di fare quest'altro, penso di integrare la quota nazionale con quella locale, perché in questo contesto ci sono certe manifatture, c'è una grande tradizione culturale, l'attività prevalente dell'università o il mondo dell'impresa, e quindi sviluppo le mie quote secondo queste caratteristiche. Poi però c'è un risultato conclusivo che viene valutato. L'ho fatto? Quanto l'ho fatto? Quanti sono i giovani che hanno trovato lavoro in quel contesto? Quanti sono i giovani che nell'altro contesto si sono iscritti all'università? Eduscopio, non so se lo conoscete, è il motore di ricerca della Fondazione Agnelli, il quale dà una classificazione delle scuole proprio in funzione di questi parametri, no? Per le scuole tecniche, professionali, liceali, e dà indicazioni su quanti sono, e quella è un'indicazione di carattere di natura sociale, i giovani che hanno trovato lavoro, che hanno trovato occupazione e che hanno potuto raggiungere determinati valori. Io vi darò queste slide perché voi le possiate leggere. Cercate di... Una domanda. Prego. Volevo capire, siccome ho letto sulla slide il RAV, che relazione c'è fra il RAV e il bilancio sociale di una scuola? Una relazione molto, molto stretta, perché il bilancio sociale, cioè il bilancio conclusivo, cioè il rendiconto che si fa al termine di un processo, ha come elemento preliminare il rapporto di autovalutazione. Si compila prima il rapporto di autovalutazione, dal rapporto di autovalutazione si calcolano i punti deboli e i punti di forza, si fa un piano di miglioramento e poi si arriva alla fine, alle conclusioni. Si redige un bilancio o un conto conclusivo, che è il bilancio sociale, in cui si dice quanto di quello previsto è stato realizzato. Va bene?
Mi senti? Sì. Sono stato chiaro? Devo precisare. Chiarissimo, grazie. Grazie a lei la domanda. Ecco, allora, di questo ricordate la risposta e la domanda ultima che mi è stata fatta, solo questo dovete ricordare. Non troppi raggiri che possono starci, perché non troverete domande estensive su questi argomenti, però che sia quello che abbia di valore il rapporto di autovalutazione, a cosa serve un bilancio sociale, come un docente partecipa alla realizzazione di un bilancio sociale, sono argomenti che ovviamente dovete sviluppare. D'accordo? Penso che ci possiamo sentire soddisfatti, perché abbiamo esaurito qui tutti i nostri compiti questa sera. Domani facciamo qualcosa che riguarda più le attività integrative per le situazioni di disagio. Vedremo di catalogarne alcune, ci ragioneremo. Anche lì i documenti che porremo in essere sono illustrativi e soprattutto delle possibili riflessioni per corredare testi o risposte in modo adeguato che riguarda quel mondo, il mondo del disagio, e poi dopo ci riposeremo il fine settimana per affrontare le ultime due lezioni, che sono lezioni in cui mi volevo concentrare su determinati argomenti che poi dovreste trovare anche nel testo che vi ho dato. Non so se l'avete così valutato anche sommariamente, come l'avete trovato, spero che vi possa aiutare, perché quello è una specie di compendio, un bignami per la preparazione a un concorso così straordinariamente variegato come può essere quello, dovrà essere quello che andrete ad affrontare voi. Ok? Ci sono domande? Allora ci salutiamo qui. Buonasera a tutti e a domani. Un momento, scusa. Non ho capito domani, quindi c'è la lezione per domani è per tutti, sia noi che Fabriano? Questa cosa allora, mi è sfuggita, non so se... Non so se è lei che me l'ha chiesto più volte, quindi mi preoccupo perché... No, io non l'ho chiesto. Allora, la lezione di domani è una lezione che è riservata nella sua originaria definizione agli studenti di Fabriano, che hanno fatto un percorso contenutisticamente come il vostro, però forse più accelerato per certi aspetti, e la lezione di domani riguarda i processi di sostegno e i livelli di apprendimento che si devono sviluppare in caso di disagio. Perché è fissata per Fabriano? Perché era fissata per Fabriano nelle idee progettuali mie, per recuperarla per voi in altri momenti che sono le altre lezioni. Io ho detto che domani la pratichiamo per quelle di Fabriano, ma avete libertà di partecipare, anzi è auspicabile che partecipiate anche voi, in modo che questo tema non lo affrontiamo più, e ci riserviamo le ultime due lezioni a lavorare insieme gli uni e gli altri in confronti interattivi su temi che possono caratterizzare le vostre attività. Quindi domani vi collegate anche voi se volete. Se dal mio riscontro uscirà fuori che i corsisti degli ESI non partecipano in modo completo, così come stasera, così come le altre volte, rispetto a quelli di Fabriano, è chiaro che io devo inventare uno spazio specifico per i corsisti degli ESI, ma la versione online dell'apprendimento ci consente di farlo insieme domani, d'accordo? D'accordo. E il link per accedere? Il link domani è quello di Fabriano, me l'ha mandato? Quindi per domani usiamo quello di Fabriano, ok. Brava, me l'ha mandato. Bene. Alessandro? Sì, sì, c'erano tutti e due della stessa mail, però ecco capire quale dobbiamo usare. Va bene. Ecco. Grazie. Buonasera. Grazie a voi, grazie. Buonasera. Arrivederci, grazie a lei.